territorio. Questa sera cercheremo così, intanto che ci passiamo con alcune curiosità, di richiamare questi aspetti importanti. Valorizzare il territorio, valorizzare le persone che ci sono e possibilmente rendere attrattivo il territorio. Vedremo questa sera. Allora, nel fare questa ricerca non ho potuto non considerare quel periodo straordinario che è stato il periodo delle sei puntate di Campanile Sera. Io avevo, come alcuni di voi ho visto qui oggi, 11 anni e quindi l'ho visto in piazza, ma vogliamo farlo, come si dice oggi, con il backstage, cercare di capire che cosa c'era dietro questo successo. È frutto della casualità oppure è il frutto di una grandissima organizzazione? Considerate, adesso alcuni ospiti arriveranno, perché Edmo Mori, essendo il nostro portavoce dell'acqua, il nostro ex comandante, era anche nell'altra manifestazione, adesso ci raggiungerà, cercheremo di capire perché Bondeno ha saputo così all'improvviso di dover aderire a questa organizzazione e in 4 giorni hanno messo assieme una macchina da guerra. Ecco, Pelo era il fratello, dica pure anche lei qualcosa. Io sono stato invitato qua perché c'era una gara che era un po' impegnativa e ho fatto bene figura e abbiamo vinto, insomma, non ho mica tanto da dire, tutto qui. Va bene, a lui facciamo l'applauso e chiudiamo con loro, non ci sono altre immagini? Ok, io direi che chiudiamo qui, visto l'incidente che abbiamo avuto col proiettore, perché lei è arrivato tardi ma abbiamo avuto grossi problemi all'inizio, quindi ci fermiamo qua. Come sono stati spesi i soldi? E poi chiudiamo con la parte di Campanile Sera. Lo ha già detto il dottore. I 5 gettoni erano stati messi nel caveau della Cassa di Risparmio e dovevano essere conservati, se non che dopo qualche mese il comune ha avuto la necessità di fare un investimento, allora sono stati tirati fuori, è stato fatto quotare l'oro che allora costava 900 lire al grammo, sono stati venduti e con il ricavato è stata fatta un'opera pubblica, credo che sia stato fatto un pezzo di strada. Una cosa importante, come diceva Paolo, io avevo 16 anni, la grande delusione non è aver perso e non poter andare con la comitiva di quelli che vincevano. Va bene, io vi ringrazio tutti e intanto invito Maurino e Vanni perché passiamo alla seconda parte della musica. Voi sapete che in questi anni